Salve a tutti, raga. Allora, vorrei parlare in questo video di un caro ex giocatore rossonero, il caro Gigio Donnarumma, o meglio Dollarumma, come mio padre mi ricorda sempre. E lui non è del Milan, lui è interista, però insomma, danno fastidio a tutti i traditori. Allora, non verserò una sola lacrima per Lupi Sciubia dall'Inter. Là, sinceramente, gli interisti se lo sono meritati per come parlavano di noi e tutto. Ma d'altronde loro sono abituati. Comunque lasciamo stare, non è di lui che stiamo parlando. Qui stiamo parlando, farò un video breve su Gigio Donnarumma. Ma dico io, ma ancora parli? Ma ancora parli di noi? Ma che sta il Paris Saint-Germain? In quella squadra di figurine, di mercenari, come si chiama? Insomma, di uomini piccoli, piccoli, piccoli. Cioè, io là non vedo nessun grande uomo là in mezzo. Può essere al massimo Keylor Navas, il portiere, lui forse è l'unico grand'uomo là in mezzo, forse anche per l'età. Tutti gli altri sono dei pupazzi. Neymar, il re dei simulatori, Mbappé, che sembrava invincibile, poi si è rivelato un vero... Cioè, è fortissimo come giocatore, ma si è rivelato veramente un ragazzino. Poi chi ci sta? Messi. Oh, io non voglio andarmene dal Barcellona, non voglio andarmene. E intanto però, per qualche milioncino in meno... L'hai messo in culo a quei poveracci. Io non li stimo i Blaugrana, però poveracci, perdere te a zero. La gente ci dice al Milan hai perso Donnarumma a zero e Calhanoglu a zero. Ma Donnarumma, ok, ma Calhanoglu che cazzo è? Loro hanno perso Messi a zero. Cioè, ma ti rendi conto? Senza incassare manco qualcosa li abbandoni a zero. Vergogna. Come ha fatto Gigio con noi. Anzi, non Gigio, come ha fatto Donnarumma con noi. Cioè, sei veramente un deficiente, sei. Poi parli ancora dicendo io e il Milan avevamo ambizioni diverse. E quale sarebbe la tua ambizione? I soldi? Adesso siamo in Champions, puoi vincerla, anche con noi la potevi vincere. Lo scudetto lo stavi vincendo con noi, poi abbiamo mollato, ma è stata colpa anche della squadra. E qualche volta, caro amico, anche colpa tua. Non mi scordo le papere che hai fatto con Sampdoria 1-0, ma no, 2 anni fa, che cavolata. Quella che hai fatto nel derby contro Icardi, quella che hai fatto nella finale di Coppa Italia persa 4-0 con la Juventus. Tre di questi 4 gol, tre. Dice, vabbè, uno è una rete di Kalinic, l'altro è un gol vero, c'è da dirlo. Gli altri due sono papere tue. Cioè, la spingi in porta, ma sei un deficiente. La Supercoppa con la Juve. Cioè, Gigio, hai fatto dei miracoli belli, però sei stato veramente tipo la Supercoppa vinta nel 2016. Però sei stato anche certe volte l'Europeo quest'anno. Però sei stato parecchie volte anche parecchio incosciente, anche parecchio pieno di, come si chiama, di erroracci, di cose, cioè, ma ci stiamo a rendere conto, sinceramente, scusa se mi gratto, ma fa prurito, dicevo, parlare di te mi è prurito alla schiena, comunque, dicevo, ma ci stiamo a rendere, se stiamo a rendere conto qua, ci stiamo a rendere conto di che cazzo di pagliaccio sei, cioè, te potresti essere con Raiola, magari Raiola fa Moria, com'è, Moira Orfei, come cazzo si chiama, potresti aprire il circo Paris Saint-Germain, c'è sta già il circo Inter. Mo, sì, il circo Inter, la Juve, a Rube sono una massa di ladri, sono i discendenti di Lupin, quindi lasciamo perdere. Comunque, stiamo a di, il circo, appunto, aprire il circo, con quello, puoi aprire il circo Paris Saint-Germain, cioè, ma dico io, ma che cazzo vuoi, cioè, che cazzo te vuoi giustificare? Cioè, ma che cazzo ti vuoi giustificare con Milan? Che hai lasciato a zero, dice, non è stata colpa mia. E sarà tutta colpa tua, stronzo. A stronzetto, tu e quel pizzaiolo, anzi, più che il circo, aprite una bella pizzeria, la pizzeria Anfamoni. Eh? Con te che fai da immagine, che stai davanti, con immagine davanti alla porta. Come cazzo, insomma, che fai il cartellone sopra. Con quel naso che mi sembri Pinocchio, mi sembri, mortacci tua. Comunque, io regà non voglio dire niente perché qua i traditori ce ne stanno tantissimo. C'è Dzeko da Roma, Donnarumma da... anzi, Donnarumma dal Milan, Lupisciu dall'Inter. Tra qualche tempo sarà pure Ronaldo, secondo me, da Rube. Non quest'anno, l'anno prossimo, secondo me se ne va a zero. Poi chi altro ci sta? Messi dal Paris Saint-Germain dal Barcellona. Cioè, regà, ma il mondo è pieno di infami. Non ci stiamo, non ci stanno... Stiamo, senti a me, non ci stiamo solo noi. Cioè, regà, non ci stiamo solo noi. Cioè, qua tutti sono fami, anfamoni direi. Comunque, regà, basta, mi sono rotto il cazzo di parlare di Donnarumma. Arrivederci a tutti, sempre Forza Milan. E speriamo che Mike Maignan io metta il culo a Donnarumma, facendogli vedere che è un portiere bravo quanto lui. Ciao, regà.